Riesplode il caso Boschi su Banca Etruria. A scatenare la nuova bufera sono le parole del presidente della Consob, Vegas, in commissione banche. Mi espresse preoccupazione per un'eventuale fusione con Popolare di Vicenza, ha detto Vegas. Mai chiesto favori, non c'è stata alcuna pressione. La replica della sottosegretaria, ma insorgono le posizioni che ne chiedono le dimissioni. Via libera definitivo del Senato alla legge sul biotestamento, 180 i sì, 71 i no e 6 gli astenuti. A favore hanno votato PD, Sinistra, Movimento 5 Stelle. Il no all'accanimento terapeutico, il consenso libero e informato del paziente e le disposizioni anticipate di trattamento sono i punti centrali della legge. Critiche dal mondo ecclesiastico e dai medici cattolici. La legge sembra poco efficace nella tutela dei sofferenti, dicono. Resta il muro contro muro in Europa sulla redistribuzione dei rifugiati. Al Consiglio europeo l'Italia difende la politica delle quote. Sono il minimo indispensabile, spiega Gentiloni. La cancelliera tedesca Merkel chiede maggiore solidarietà, ma l'Europa resta spaccata per l'opposizione dei 4 paesi dell'Est che però si sono impegnati con un contributo da 36 milioni di euro al rafforzamento delle attività in Libia. Oggi si parla anche di Brexit. Ci mancavano anche i bambini che vanno all'ospedale, che muoiono. È una delle intercettazioni shock di uno degli indagati nell'inchiesta della DDA di Firenze sul traffico di rifiuti che ha portato all'arresto di 6 persone, parlando dei rischi di stoccare abusivamente rifiuti pericolosi in una discarica vicina ad una scuola. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, riesplode fragorosamente il caso Boschi Banca Etruria. Questo per le affermazioni del presidente della Consob Vegas ieri in audizione presso la Commissione Banche. Partiamo da qui e partiamo proprio dalle risposte che arrivano a Vegas dalla Boschi, ospite ieri sera da noi alla 7 ad 8 e mezzo. No, non ho sbagliato a parlare con Vegas, perché non ho detto nulla che cedesse il ruolo istituzionale, non ho chiesto favori, non ho chiesto nulla. Ne ho parlato anche con Ghizzoni, ma mai chiesto niente che potesse favorire Banca Etruria, né fatte pressioni, questo è il punto. A poche ore di distanza dall'audizione di Giuseppe Vegas nel suo ultimo giorno da presidente della Consob davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, si difende così il sottosegretario Maria Elena Boschi a 8 e mezzo. Vegas aveva detto: ho avuto modo di parlare della questione Banca Etruria con l'allora ministro Boschi, mi prospettò un quadro di preoccupazione perché ad avviso del ministro ci poteva essere l'eventualità che Banca Etruria fosse incorporata da Banca di Vicenza e questo sarebbe potuto essere di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è quella dell'oro. Detto questo, è chiaro che io non potevo dire niente perché non è competenza di Consob intervenire sulla scelta di aggregazione delle banche, ma non c'è stata nessuna pressione né niente. Gli incontri con Vegas, il sottosegretario ammette che ci siano stati e poi spiega: non ho sbagliato perché non ho chiesto nulla che cedesse il ruolo istituzionale, e conferma anche gli incontri con Ghizzoni, l'allora AD di Unicredit, e dice: è capitato nei vari incontri avuti, ci siamo visti più volte anche in occasioni pubbliche al Ministero, come lui ho incontrato anche i suoi successori in Unicredit e quelli di altre banche, ma non è stato mai chiesto nulla che potesse favorire la banca, non c'è stata pressione. E poi ripete: chi ha sbagliato deve pagare, mio padre come gli altri, anche se ci sono lacune sulla vigilanza, se ci saranno responsabilità lo vedrà la magistratura. Mezz'ora dopo, a Piazza Pulita, Matteo Renzi, che parla anche della data delle elezioni, il 4 marzo va benissimo ed esclude un patto post-voto con Berlusconi, sulla questione Banca Etruria spiega: da quello che si è letto oggi da parte di Vegas, credo che le pressioni non ci siano state. Poi aggiunge: nessun problema se il ministro per i rapporti con il Parlamento incontra il capo della Consob. E a Formigli, che continua ad incalzarlo sulla questione Banca Etruria, il segretario Dem dice che a tutte le domande ha già risposto Maria Elena da Lilli Gruber e ha annunciato anche querela su chi sostiene il contrario. Infatti, oltre alla citazione a De Bortoli per le rivelazioni su Ghizzoni, Boschi annuncia le querele per Marco Travaglia e Di Maio, che l'ha paragonata a Mario Chiesa, le cui vicende giudiziarie segnarono l'inizio dell'inchiesta Mani Pulite. Quindi abbiamo sentito Vegas, abbiamo sentito la Boschi, abbiamo sentito anche Renzi. Abbiamo però capito che dalle opposizioni è arrivato un tiro incrociato proprio sull'attuale sottosegretario alla Presidenza. Dimissioni. Le opposizioni vanno all'attacco.
Noi chiediamo due cose subito, anche se è finita la legislatura. La sottosegretaria Maria Elena Boschi se ne deve andare a casa, anche perché questo governo resterà in carica fino alle prossime elezioni per l'ordinaria amministrazione. E secondo, chiediamo che il PD non ricandidi Boschi, perché in questo caso ci confermerà che tutto il partito è coinvolto nello scandalo banche, come probabilmente è, dice Luigi Di Maio, candidato premier dei 5 Stelle. Carlo Sibilia, membro pentastellato nella commissione d'inchiesta sulle banche, twitta: è ufficiale, si è occupata di Banca Etruria più di una volta, contrariamente a quanto detto al Parlamento il 18 dicembre 2015, ha mentito al Parlamento condizionando il voto sulla sua sfiducia. Come volevasi dimostrare, le bugie hanno le gambe corte. Il ministro Boschi non era estraneo ai fatti di Banca Etruria, tutt'altro. Ora abbia almeno il buon gusto di dimettersi, commenta Massimiliano Fedriga, capogruppo alla Camera della Lega. Pretendiamo le dimissioni della Boschi, incalza il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Anche Roberto Speranza, di Liberi e Uguali, chiede un passo indietro alla Boschi. Il quadro che emerge dalla dichiarazione di Vegas non può essere ignorato. Quando un membro del governo mente al Parlamento, non c'è altra strada che le dimissioni. Chi non parla di dimissioni è Forza Italia. Il capogruppo alla Camera, Renato Brunetta, si limita a segnalare una grave mancanza di trasparenza da parte della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio. Una vera e propria bufera politica, ma c'è un altro fatto ieri molto importante a occupare la scena del dibattito fra i partiti, è il sì definitivo alla legge sul biotestamento. Il testo sul biotestamento è legge. Il Senato l'ha votato con 180 sì, 71 no e 6 astenuti, lasciando intatto quel testo che prevede la libertà del paziente di sospendere le proprie cure e la possibilità da parte del medico di fare obiezione o accondiscendere alla volontà del malato. Una legge, la prima in Italia sul tema, figlia di numerosi appelli e battaglie dopo il caso Welby, Englaro e Fabo. 6 articoli che disciplinano il principio di autodeterminazione. Si potrà interrompere la nutrizione e fare ricorso alla sedazione profonda. A beneficiare di questa legge anche i minori e le persone incapaci, previo consenso dei genitori o del tutore. Poi il cuore del testo, le disposizioni anticipate di trattamento. Stabiliscono il consenso o il rifiuto a trattamenti sanitari e terapie. Si potranno redigere tramite atto pubblico o scrittura privata e non hanno scadenza temporale a meno che non sia il diretto interessato a revocarle. Un iter legislativo lungo e complicato, impantanato per mesi a Palazzo Madama fino alle dimissioni della relatrice De Biasi del PD. Il voto di ieri ha superato 3.005 emendamenti e 23 voti segreti grazie a una maggioranza trasversale fatta da PD, 5 Stelle e tutta la sinistra. Non c'è in questa legge una corsa a morire, ha detto De Biasi, ma il rispetto, che è cosa ben diversa. Nulla a che vedere con eutanasia o suicidio assistito, le fa eco la senatrice 5 Stelle Paola Taverna, ma solo il diritto delle persone all'autodeterminazione. Un pasticcio e un preludio all'eutanasia invece per il capogruppo leghista al Senato Gianmarco Centinaio, a votare contro anche quasi tutto il centrodestra, da Forza Italia ad Alternativa Popolare. In fondo al calendario del Senato resta lo ius soli, un eventuale recupero sarà deciso la prossima settimana, l'ultima di lavoro della legislatura. Giornata importante oggi al Consiglio europeo, che dovrebbe dare il via libera alla prima intesa con il Regno Unito sulla Brexit, ma ieri i paesi europei hanno discusso ancora una volta e litigato sempre sullo stesso tema, i migranti. Se i governi dell'Unione Europea non riusciranno a mettersi d'accordo, andremo avanti a maggioranza qualificata. A tarda notte, al termine della prima giornata di vertice europeo, l'ultimo del 2017, le parole del presidente della Commissione Juncker danno l'idea della spaccatura che si sta consumando tra i 28 sul tema della ricollocazione dei migranti. La rottura tra l'esecutivo europeo e il Consiglio, nel quale sono rappresentati tutti i governi, è netta. Tutti restano sulle proprie posizioni, con il numero uno del Consiglio, il polacco Tusk, contrario alle quote obbligatorie. Ma un piccolo passo in avanti, almeno per l'Italia, c'è stato. I paesi di Visegrad, quelli che ad est si oppongono da sempre ai flussi migratori, ossia Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, mettono sul tavolo 36 milioni di euro per rafforzare le attività di contrasto al traffico di uomini in Libia, ma le distanze sulle quote obbligatorie restano. Queste distanze naturalmente non cambiano in seguito a queste decisioni, quindi continueremo a sostenere la necessità di avere un impegno
come è stato deciso dall'Unione sulla ricollocazione dei rifugiati, di avere una politica comune dentro i confini dell'Unione Europea. Al fianco di Gentiloni c'è la cancelliera Merkel, che ribadisce la solidarietà selettiva non può essere la soluzione e stanzia oltre 100 milioni di euro per l'Africa, da qui si attinge anche per le attività in Libia. Sulla Brexit, altro argomento caldo del vertice, il presidente del Parlamento europeo Tajani dice non si torna indietro. Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo, ora bisogna andare avanti, bisogna essere uniti. E dobbiamo cercare anche di risolvere rapidamente tutti i problemi. E a proposito di Europa, ieri ha parlato anche il governatore, il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, dice che la crescita è forte, che l'inflazione è destinata a risalire, ma continua a servire lo stimolo monetario del quantitative easing. Mario Draghi sceglie la linea della prudenza e si lascia mano libera per prolungare il quantitative easing. È ancora necessaria una spinta monetaria per sostenere l'inflazione nel medio termine, ha detto ieri nella conferenza stampa successiva al Consiglio, in cui la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro. Come preannunciato, resta dunque in vigore la misura non convenzionale che permette all'Eurotower di intervenire sul sistema finanziario ed economico acquistando titoli dei paesi dell'Eurozona per aumentare la moneta in circolazione. Varato a marzo 2015, il quantitative easing è passato da 60 miliardi mensili iniziali agli 80 del marzo 2016. Da gennaio a settembre dell'anno prossimo, ha precisato il governatore della Banca Centrale Europea, continuerà al ritmo ridotto di 30 miliardi al mese, o anche oltre se necessario. L'annuncio ha preso in contropiede soprattutto i tedeschi, che da tempo auspicano un'uscita veloce dal quantitative easing. Una misura che, a detta di Draghi, sostiene la domanda interna, spinta in alto anche dall'incremento dell'occupazione, che beneficia a sua volta delle passate riforme del mercato del lavoro e dall'aumento della ricchezza delle famiglie. Le migliori condizioni di finanziamento sostengono i maggiori investimenti delle imprese e ne aumentano la redditività. Ed eccole le ultime stime di Francoforte sull'aumento dei prezzi al consumo nell'eurozona. L'inflazione si conferma all'1,5% quest'anno, sale dall'1,2% all'1,4% nel 2018, resta invariata all'1,5% nel 2019 e non c'entra l'obiettivo del 2% neppure nel 2020, quando si fermerà all'1,7%. La ripresa economica dei 19 stati a moneta unica al momento è più forte di quella degli Stati Uniti, ha aggiunto Draghi, ma lì è in una fase più avanzata. L'aumento dei tassi di interesse annunciato 2 giorni fa dalla presidente uscente della Federal Reserve americana, Janet Yellen, rispecchia le diverse posizioni dei due blocchi proprio rispetto alla ripresa economica. L'ultima notizia di cronaca dice che 2 persone, un uomo e una donna, sono state fermate per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Andrea La Rosa, che era il 35enne milanese, un ex calciatore di Serie C e che attualmente era direttore sportivo del Brugherio, che era scomparso lo scorso 14 di novembre, quindi giusto un mese fa. E poi c'è una bruttissima storia di inquinamento e non solo, che arriva dalla Toscana, con un'intercettazione shock. Erano disposti a tutto, anche a sacrificare la salute dei bambini. È quello che è emerso da un'intercettazione nella quale uno degli indagati parla di una discarica vicino ad una scuola. 6 persone sono state arrestate, 5 hanno ricevuto misure interdittive per un totale di 50 indagati. Ci mancava un bambino, ma all'ospedale. Che muoia. Bambini e muoia. I bambini sentono male in scaliera, quella a mezzo di strada, rifiuti. C'è anche qualcuno che ride dopo la frase shock. Ieri mattina sono state sequestrate 2 aziende, la Lons SRL e la Rari SRL, entrambe di Livorno, che per massimizzare i loro profitti fingevano di smaltire dei rifiuti altamente tossici come vernice e toner di stampanti, per poi scaricarli in 2 discariche, sempre in Toscana, la REA di Rosignano Marittimo e la Rimateria di Piombino, entrambe a partecipazione pubblica. 2 dipendenti della REA sono stati raggiunti da misure interdittive. Il giro d'affari era grande, i profitti sono stati quantificati in più di 26 milioni di euro. Fingendo lo smaltimento dei rifiuti, pagavano un'ecotassa molto più bassa, truffando la regione toscana, che negli anni 2015-2016 ci avrebbe rimesso 4 milioni e mezzo di euro. Le accuse per gli arrestati, per i quali sono stati disposti i domiciliari, vanno a vario titolo, dall'associazione a delinquere, al traffico di rifiuti, alla truffa nei confronti della regione.
La Procura di Roma ha chiesto che vadano sotto processo due ufficiali italiani che si trovavano a monitorare la situazione nel canale di Sicilia nell'ottobre del 2013, mentre accadeva una delle più gravi tragedie nel Mediterraneo, quella che ha provocato la morte di 268 persone per l'affondamento di un barcone. Un barcone di legno blu partito dalla costa libica, stipato di migranti, le ripetute richieste di aiuto ignorate dalla Marina e dalla Guardia Costiera italiane, il rimpallo di responsabilità con le autorità maltesi e una certezza, la tragedia dell'11 ottobre 2013 si sarebbe potuta evitare se gli interventi di soccorso non fossero stati frenati per motivi che sarà ora la magistratura ad accertare. La Procura di Roma ha infatti chiesto che vadano sotto processo i due ufficiali che si trovavano in quelle ore al comando della sala operativa della Marina e della centrale operativa della Guardia Costiera, Luca Lucciardi e Leopoldo Manna, accusati di rifiuto d'atti d'ufficio e omicidio colposo per aver ritardato colpevolmente l'intervento della nave militare italiana Libra che si trovava non distante dal luogo del naufragio e avrebbe potuto trarre in salvo le persone in pericolo. Less than one hour, please hurry. Water is coming into it. Please hurry, please hurry. Esiste una ricostruzione quasi minuto per minuto dei contatti radio intercorsi nelle circa due ore dal primo allarme alla morte per annegamento di 268 persone. Il barcone si trovava in acque maltesi ma non lontano da Lampedusa e fino all'ultimo i responsabili italiani rimasero ostinatamente in attesa dell'arrivo sul posto di una motovedetta maltese che non arrivò mai, mentre il pilota di un aereo che sorvolava la zona chiamava più volte la nave Libra per chiedere un intervento immediato. Ma quelle grida d'aiuto non vennero ascoltate. I migranti, in gran parte sfuggiti alla carneficina siriana, finirono lì la loro traversata della Speranza e le loro vite. Il prossimo 16 febbraio verrà esaminata la richiesta di rinvio a giudizio per i due ufficiali italiani. Ancora una notizia internazionale della notte. C'è stata una telefonata infatti fra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin dopo la conferenza stampa di fine anno di quest'ultimo. La Casa Bianca ha ringraziato il Cremlino per le parole di apprezzamento sull'economia statunitense. Non solo, i due leader hanno discusso anche su come lavorare insieme e risolvere la situazione della Corea del Nord, che entrambi hanno definito particolarmente pericolosa. Chiudiamo parlando di spazio, sì, perché dalle osservazioni si è scoperto che a 2545 anni luce, quindi non esattamente dietro l'angolo, c'è un sistema solare che, dice la NASA, assomiglia moltissimo al nostro e che è composto da 8 pianeti. Una notizia che arriva nel giorno in cui c'è stato il rientro di Paolo Nespoli dopo 139 giorni di missione nello spazio. La missione vita di Paolo Nespoli, 60 anni, astronauta italiano dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, è andata a buon fine. La navicella è atterrata nel deserto, gelato del Kazakistan, meno 16 gradi, ieri mattina. 139 giorni di missione, di esperimenti in laboratorio e studi per capire anche come l'organismo umano in futuro potrà adattarsi a bordo di una stazione spaziale, immaginando viaggi su Marte o lunghi periodi di lavoro sulle basi lunari. Progetti dell'ESA, indipendenti dall'impulso annunciato dal presidente USA Donald Trump, rilancio delle esplorazioni spaziali. Il viso affaticato, 11 gli esperimenti durante i quali Nespoli ha fatto anche da cavia, mettendo a dura prova il suo fisico, l'aria è però soddisfatta, il pollice verso l'alto, ma lui non sta in piedi per via degli oltre 4 mesi vissuti in assenza di gravità e quando esce dalla navicella Soyuz deve essere sorretto, così come i suoi compagni di equipaggio, Nespoli europeo, un russo ed un americano, la scienza e la passione uniscono in quel luogo senza bandiere che è lo spazio. Per lui è stata la terza missione in 10 anni, 350 giorni passati in orbita, una cronaca costante fatta di tweet, fotografie e collegamenti con le scuole di mezza Europa, mostrando a milioni di persone quanto sia spettacolare la Terra vista dallo spazio. Un solo rammarico confessato, quello di non aver mai provato il brivido di una passeggiata spaziale, ma dalla sua esperienza unica, in pochi hanno trascorso quasi un anno della loro vita in orbita. Domenica altri 3 astronauti raggiungeranno la stazione orbitante, Nespoli invece è diretta a Houston, inizierà la riabilitazione, che non sarà breve perché costa fatica ad un astronauta abituarsi a rimettere i piedi per terra.
Allora, fra poco le previsioni meteo con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Franco Bechis, Emma Bonino, Aldo Cazzullo, Stefano Esposito, Lorenzo Pregliasco e Armando Siri. Alle 13.30 la prossima edizione del telegiornale. Noi come sempre ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.